Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, una piccola notizia così un pochino marginale se volete, ma che fa sorridere. Il cantante Mengoni che ha partecipato all'Eurovision non ce l'ha fatta, benché sia bravissimo, nulla da dire e poi non sta a me giudicare. Le mie competenze musicali si fermano a Mozart e a Beethoven, ciò che viene dopo mi sfugge, no, arrivo fino a Wagner, dai, fino a Wagner. Arriviamo, però poi questi musici contemporanei non li conosco, mi capita talvolta di sentirli e cambio stazione della radio quando mi capita. Comunque, ha partecipato all'Eurovision, si è presentato sul palco con la bandiera arcobaleno, spiega il Tempo. Quindi si è presentato sul palco con la bandiera arcobaleno, come richiesto dal nuovo ordine simbolico del capitalismo della seduzione, dell'eroticamente corretto, come lo chiamavo nel mio libro. Il nuovo ordine erotico, ma nemmeno così ce l'ha fatta. Ecco, spiace per Mengoni, aveva tutte le carte in regola per vincere, perché aveva anche la bandiera dell'arcobaleno, ma non ce l'ha fatta. Ci ho detto, è un bravissimo artista, in quanto italiani dovevamo naturalmente supportarlo sperando che vincesse lui, anche se la bandiera arcobaleno non è propriamente quella in cui ci identifichiamo, è la bandiera della sinistra arcobaleno, appunto, della New Left. Post-marxista, nemica di Gramsci e di Marx, la sinistra dei capricci arcobaleno di consumo per i ceti abbienti, e tuttavia, nonostante questa bandiera arcobaleno, simpatizziamo per Mengoni, ma l'ha fatto, io credo, per essere accondiscendente verso l'ordine simbolico egemonico, perché gli artisti devono in qualche modo assecondare l'ordine simbolico dominante. Pochissimi sono gli artisti che vanno contro, che si oppongono e che molto spesso subiscono anche le conseguenze di questo loro andare contro all'ordine simbolico dominante. Ecco, ostentare la bandiera arcobaleno non significa andare contro l'ordine simbolico dominante, anzi, significa assecondarlo magnificamente, come abbiamo già chiarito.